Pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo qua è il video sui prodotti più utilizzati, diciamo così. E in realtà devo fare il video tipo sui preferiti, però non so, non mi andava. Volevo farlo appunto sui più utilizzati. E quindi niente, vi dimostro tutti i prodotti che ho più utilizzato in questo ultimo periodo. Vi parlo anche di prodotti di cui non vi ho mai parlato, quindi. Allora, il primo prodotto che ho utilizzato abbastanza in questo periodo è questa palettina qua di Essence. Come potete vedere è molto molto carina. Era di una vecchia edizione. Oh, wow. Eccola qui. È molto molto carina. Mi piace tantissimo. Trovo che sia molto pigmentata, cioè vi faccio vedere. Vedete? Questo qua è il mio colore preferito. Molto bello, è questo colorino qui. Oh mamma, parto a fare questo colorino qui, molto molto bello, è tipo un verde con dei glitter. A parte che questa palette è solo glitter, però vabbè, io mi ci trovo molto bene, mi piace tantissimo e per il prezzo che ha comunque è molto pigmentata, quindi ve la straconsiglio. Se vi interessa è 02 Long Beach. Spero la troviate ancora, magari a 1,19 € perché è davvero ottimo. Altro prodotto che utilizzo spessissimo, sempre per gli occhi, è questa mascara qui, il Classic di Maybelline. È un mascara secondo me ottimo per quello, per tutti i giorni. È questo qua che su indosso, che è praticamente impossibile da vedere. Comunque, è questo qua. Una mia ciglia fantastico, voilà. È questo è lo scovolino, mi ci trovo bene, secondo me da tutti i giorni va alla grande. E una volta terminato questo vi dico già che il mascara che voglio comprare è la I Love Extreme con il packaging rosa. Ditemi a voi se può interessare, magari poi comunque una recensione su quel mascara. Comunque questo è quello che ho su attualmente. Sempre per gli occhi ogni tanto vado a utilizzare due matite e sono due matite nere, una è dell'Avon e l'altra è della Madina. Una però ha quella di Madina ha dei glitter all'interno, dei glitter argentati. Non so se si vedono, eccoli qui. Mentre quella di Avon è un classico nero. Perché le sto utilizzando? Perché voglio terminarle semplicemente. Sono due moncherini praticamente, vedete? E quindi assolutamente mi andava di utilizzarla. Quella di Avon non mi piace per niente, non mi ci trovo bene per niente. Mentre quella di Madina è abbastanza carina, comunque è un nero grigio quella di Madina, non è proprio un nero intenso perché comunque vi è la presenza di glitterini. Altra matita che utilizzo ogni tanto, non sempre, però in questo mese comunque l'ho utilizzata, è questa Long Lasting di Essence nella tonalità 16 Coolest Chic. È questo bellissimo viola che però non utilizzo perché, boh, non lo so, non è che mi faccia impazzire, è molto carino, però non mi fa impazzire. Ecco, non capisco se in videocamera si vede realmente blu oppure è solo una cosa di anteprima. Spero di sì, ma dubito fortemente. Comunque è un viola, penso che comunque l'essence sia abbastanza facile da trovare. E quindi niente, vi consiglio al massimo di andarla a vedere. Io mi ci trovo bene. Non la ricomprerò perché le long lasting non mi piacciono tantissimo. Mi ci trovo bene perché comunque è una matita che costa pochino, anche se il prodotto qua dentro è davvero poco perché sono 0,28 grammi, quindi pochissimo. E costa sui 3 euro, 2 euro, 3 euro, non mi ricordo esattamente. Comunque, dura abbastanza e non è male. Non la ricomprerò perché non, alla fine io le. Cioè, l'ho comprata, però cioè, le long lasting di colori particolari alla fine non le utilizzo. Quindi è un po' uno spreco per me. Quindi preferisco risparmiare e comprare magari qualcos'altro. Altro prodotto che utilizzo spesso è stato
questo eyeliner qui, che ho utilizzato spesso, è stato questo eyeliner di Maybelline. Mamma mia. Ecco, un po' scomodo ogni tanto questo cosino qua, non capisco perché rimanga attaccato. Bella spatacciamento di eyeliner su tutte le dita. Fantastico, strepitoso. Beh, è questo l'eyeliner. Eccolo qui. Come potete vedere, stra mega iper utilizzato. Mi piace tantissimo, nero intenso. Proprio strepitoso, dura tantissimo, è fantastico, l'eyeliner dei sogni. Poi, prodotti per il viso che ho utilizzato, i must have per il viso, non must have, i più utilizzati. Primo fra tutti è stato il fondotinta Kiko, è quello, il mio fondotinta da tutti i giorni. Sapete tutti com'è fatto? Ce n'era molto di più prima, soltanto che mia mamma la voleva buttare, quindi gli ho detto no, piuttosto lo finisco io. Quindi sto finendo appunto il fondotinta. Ne manca giusto poco. Sotto vi è la sua spugnetta che in realtà questa non è la sua, ma è di Sephora, ma va bene lo stesso. Sì, mi ci trovo bene, da tutti i giorni va alla grande. Cipria, con cui io, ragazzi, le ciprie mi ci trovo male. Anche questo è stesso motivo, lo sto utilizzando perché mia mamma la voleva buttare. Non è assolutamente del mio incarnato, perché questo è, secondo me è rosa, io ho sottotono giallo. Ma comunque la sto utilizzando per terminarla perché mi spiace, sapete, buttare via le cose. Comunque ho qua l'altra cipria in substitution che è la Makeup Forever HD. E comunque quella lì la voglio utilizzare una volta ogni tanto. Quindi dovete consigliarmi una cipria un po' più economica. Comunque questa è quella che sto utilizzando adesso ed è di Astra, non so se l'ho detto. La numero 32. E il fondotinta è l'8, numero 8. Correttore che ormai c'è più di là che di là, di là che di qua. Ve l'ho fatto vedere nei prodotti finiti. Vi lascio giù il link se vi interessa. E appunto è questo qua, di cui ve ne parlo meglio comunque. È questo qui. È terminatino, ce n'è un po' nei bordini, quindi un po' con l'unghia ci vado sotto, però nulla di trascendentale. E il correttore da tutti i giorni è l'Instant Anti-Age, di cui come potete vedere ho tolto l'applicatore perché mangiava tantissimo il prodotto e così me ne mangia molto meno. E niente, mi ci sto trovando anche questo molto bene, devo ritirarlo dai bocciati. In questo mese mi ha fatto proprio un'ottima impressione e probabilmente è il mio correttore. E due prodotti per labbra che ho utilizzato in questo mese sono il Long Lasting Stay With Me numero 03 di Essence, l'unico mio gloss, di cui vi lascio uno swatchino. Qui. Voilà. Eccolo qua, proprio lo swatchino. E l'altro è il Della Bourjois, il numero 15. Ed è questo bellissimo borgogna, strabiliante, mi piace tantissimo. Ed eccolo qui. È strabiliante, mi piace un sacco. Non è quello qua in dazzo, se vi interessa, non è quello lì. Niente, questi qua erano tutti i miei prodotti più utilizzati del mese di ottobre e di anche tutti gli altri mesi. Niente, spero che il video vi piaccia. Vi mando un bacione. Ciao, pasticce!